Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate lei, la Magic Mask? Adesso abbiamo una versione brandizzata per noi dronisti, la Drone Mask. Il prodotto rimane praticamente uguale, ma abbiamo la confezione dedicata a noi dronisti. E in più sono cambiati alcuni particolari per quanto riguarda l'acquisto. Il visore rimane identico alla versione Magic Mask, con l'unica differenza che se acquistate questo visore in questo momento avete in regalo la Movie Mask Go, un visore aggiuntivo che vi arriva insieme alla Drone Mask, una versione diciamo light che vi permette mentre siete sdraiati sul divano a letto di vedere video, film, mentre però usate lei, la Drone Mask, quando andate a volare con i vostri fantastici droni. La cosa bella di questo visore, come ho sempre detto, è praticamente la compatibilità al 100% con qualsiasi drone, che rende questa Drone Mask un prodotto incredibile. E in più, rispetto a quando ho portato qua sul canale la Magic Mask, è cambiato davvero tanto dal punto di vista della produzione e della vendita, nel senso che allora questa Drone Mask costa 169 euro, e come vi ho detto, per un periodo limitato avete in regalo la Movie Mask Go, che vi arriva appunto insieme a questa. Ma la cosa che è cambiata appunto rispetto a quando ho fatto il primo video è che adesso sono aumentate le produzioni di questo prodotto, quindi è facile averla, nel senso che prima bisognava sì acquistarla, ma poi si stava in attesa magari anche un mese, due mesi, perché si stava in coda prima che arrivasse il turno della vostra spedizione del prodotto, che comunque non riuscivano a produrre abbastanza pezzi rispetto a quanti ne erano richiesti. Adesso invece è possibile acquistarla subito, è in stock perché loro hanno aumentato la produzione. E in più nei 169 euro che andate a pagare c'è incluso tutto, quindi c'è incluso sia la spedizione con DHL gratuita appunto all'interno dei 169 euro che andate a pagare, ci sono incluse le tasse, la dogana, c'è incluso tutto, quindi voi pagate 169 euro e quello è il prezzo che rimane fino alla fine. Quindi direi che è diventato un acquisto per chi ama i droni davvero incredibile. Come vi ho detto, la maschera rimane identica alla precedente, adesso ve la faccio vedere, anche sulla sacca ovviamente è cambiato il logo, adesso è Drone Mask e non più Magic Mask, perlomeno nella versione per droni, perché esiste ancora la Magic Mask, ma per chi lo vuole acquistare per pilotare i droni acquisterà ovviamente quella brandizzata Drone Mask. È anche un regalo fantastico da fare a Natale per chi ama i droni, perché è un prodotto che rende il volo con i nostri droni in prima persona una cosa eccezionale. Perché lei è diversa da qualsiasi altro visore? Uno, perché è compatibile con qualsiasi drone, quindi vedete qua un Fimix 8 mini, sì, è compatibile, vedete qua un DJI mini 2, è compatibile, vedete qua un Idea 37, è compatibile anche con un drone low cost di questo tipo, abbiamo qua l'Apsan Zino Mini Pro, è compatibile, sì, è compatibile con un DJI Air 2S, sì, è compatibile con lui? Il Power EGX, sì, è compatibile anche con lui. E questo è uno dei punti di forza appunto di questo visore. L'altro punto di forza ovviamente è la possibilità di inserire qualsiasi tipo di smartphone all'interno del visore, quindi qualsiasi smartphone ci sta all'interno di questo visore per dimensioni, è possibile utilizzarla se abbiamo gli occhiali, quindi senza nessunissimo problema anche con gli occhiali possiamo utilizzarla, e quindi questa cosa di utilizzare qualsiasi drone di qualsiasi marca, di qualsiasi fascia di prezzo, anche un DJI Mavic 3 è possibile utilizzarlo con un visore di questo tipo, e in più tutto questo con una qualità a livello visivo che è qualcosa di eccezionale, perché il punto di forza di questo visore è questa lente, che è una lente che gli permette di avere una qualità a livello di risoluzione incredibile, cioè più il nostro smartphone avrà una risoluzione alta, più noi vedremo con una risoluzione alta, e questo ci permette di avere una qualità incredibile dei dettagli quando vogliamo con il nostro drone, che è pazzesca appunto. Poi essendo in prima persona, vedere bene e vedere dettagliato è qualcosa che è fantastico. La maschera in sé, quando vi arriva dite cari, però 169 euro, è fatta di stoffa qua praticamente, c'è una cerniera, un aggancio dello smartphone con un elastico, sì, è ben curata perché si vede che comunque i materiali nella loro economicità, perché comunque sono materiali se vogliamo economici, però di qualità nella loro economicità, nel senso che sono materiali a basso costo ma di qualità, però uno dice cavoli 169 euro, insomma ragazzi
È vero, ma quando mettete lo smartphone, lo accendete e la collegate all'applicazione del vostro drone e la indossate, vi assicuro che vi cambia la vita nel volare con i vostri droni e vi lascia a bocca aperta, perché vi trovate davanti una sorta di maxi schermo, perché non vedrete più lo smartphone, ma vedrete una sorta di maxi schermo tipo cinema e appunto con una qualità a livello di risoluzione che è pazzesca. E questo, ragazzi, è inutile. Vi rende il volo in prima persona incredibile. Uno, perché con i visori VR classici, quelli da 20 euro, 30 euro, 40 euro, bisogna avere un'applicazione dedicata che divida l'immagine in due parti. Uno, perché dovremmo avere un'applicazione dedicata appunto che ricrea la possibilità di usare un VR. Due, perché andremo a perdere tanto di risoluzione nelle applicazioni dedicate VR, perché l'applicazione viene sdoppiata. E poi non c'è paragone con le lenti che ci sono all'interno di quei visori. Qua che fa il prezzo e il costo, ovviamente oltre il discorso di avere la possibilità di usare qualsiasi applicazione, che già questo è qualcosa di eccezionale, è proprio la lente, perché la lente è una lente che hanno solo loro. E ovviamente quando un prodotto lo hai solo tu, che ha un qualcosa di unico, non è che proprio lo dobbiamo regalare, e questo lo condivido, perché nella loro genialità di creazione questi ragazzi norvegesi hanno fatto un prodotto pazzesco. Quindi ragazzi, questo era solo un video per, diciamo, aggiornarvi per quanto riguarda appunto questo visore che cambia nome nella versione per i droni, quindi diventa Drone Mask, perché comunque questo visore non era nato per i droni, era nato per vedere film, era nato per vedere YouTube, comunque per vedere cose cinematografiche, ma poi è diventato il visore ideale per pilotare i nostri amatissimi droni. Quindi ragazzi, ci tenevo appunto a fare questo video di aggiornamento, perché comunque tanti si lamentavano che l'hanno acquistata ma poi ci è voluto quasi 2 mesi per riuscire ad averla, perché comunque erano in coda negli ordini, il prezzo, la dogana e via dicendo. Adesso tutto questo è risolto, perché comunque abbiamo una spedizione DHL, abbiamo, come vi ho detto, tasse e dogana inclusa nei 169 euro, quindi non ci sono più sorprese di prezzo. Se l'acquistate è disponibile, perché loro appunto hanno aumentato la produzione, visto le richieste sono riusciti a aumentare la produzione e a rendere disponibile per l'acquisto questo visore. E quindi ragazzi, se avete un drone e avete la possibilità di spendere 169 euro, acquistatelo, perché comunque sapete che è un prodotto che avete acquistato e sarà sempre compatibile con tutte le applicazioni, con tutti i droni. Tutto si evolverà, cambierete drone, cambierete applicazione per il drone, perché cambierete marca di drone, perché il drone verrà aggiornato, tutto quello che volete, ma ragazzi, lei sarà sempre sempre compatibile, vi darà sempre un'esperienza di volo unica, con qualsiasi drone cinematografico voi vogliate utilizzarla. Quindi ragazzi, vi lascio il link qua sotto in descrizione di questo prodotto. Come vi ho appena detto, se l'acquistate in questo momento avete pure il regalo la Movie Mask Go, questa maschera, diciamo, light in aggiunta a questa, quindi ne avrete due. Ovviamente quella là è per un altro motivo, per un altro scopo, per vedervi film, telefilm, serie TV, tutto quello che volete, sdraiati nel letto, sul divano, mentre lei sarà la vostra maschera, o meglio il vostro visore FPV ideale per tutti loro. Quindi ragazzi, se questo mio video di aggiornamento riguardante questo prodotto, cioè la Drone Mask, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler, tipo lei era già arrivata come spoiler appunto sul mio canale Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi ai miei canali Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. E io adesso ragazzi però vado a volare con lei.